Prima non ho chiarito abbastanza bene, ma Gianni l'ha delucidato adesso. Il problema è che naturalmente siamo qui per parlare di questo presunto accoppamento tra EP e altre, tra le altre cose. Forse Gianni è già andato un po' oltre, però ha già dato dei buoni spunti. Chiederei a Maristella Calderoni. Sono anche impegnata in politica, sono consigliere comunale a Treviso, sono componente della commissione assistenza e ovviamente non posso negare il mio bagaglio culturale lavorativo. Quindi farò alcune riflessioni sul tema odierno. Io partirei subito dal titolo Abitare, Castelfranco, edilizia pubblica e opportunità. Allora, usando il verbo abitare, noi parliamo di casa. Sappiamo tutti che la casa è un bisogno primario, faccio una premessa che ritengo doverosa. E secondo appunto le teorie di gerarchia dei bisogni, che sono state elaborate ancora nel 1976, esistono 5 livelli di bisogno. La casa sicuramente è al primo livello, cioè è un bisogno primario per ogni individuo e sappiamo bene che la soddisfazione di questo bisogno può indurre un determinato meccanismo, cioè se non viene soddisfatto questo bisogno che è primario non viene ricercata nemmeno la soddisfazione degli altri bisogni, dei livelli successivi. Questo poi ha un'influenza anche a livello economico. Ecco, quindi l'oggetto della nostra discussione è un bisogno primario per tutti gli individui. E allora, l'edilizia pubblica. Allora, sapete tutti che l'edilizia pubblica è l'edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata ed edilizia convenzionata. Allora, l'edilizia convenzionata ci sono alloggi che vengono costruiti e poi venduti con prezzi da convenzione ridotti rispetto alle convenzioni che appunto il comune ente fa in base al prezzo appunto di cessione, quindi prezzi di fatto inferiori ai prezzi di mercato. L'edilizia invece agevolata è quel tipo di edilizia che non è alloggio popolare, ma per esempio alloggi ex equo canone, cioè con canoni diciamo leggermente inferiori al canone di mercato. E poi c'è l'edilizia sovvenzionata, cioè le vere e proprie case popolari, quindi alloggi popolari che vengono assegnati in base alla legge regionale 1096, come diceva ragionier Boldrin. Affitto determinato in base al reddito e vengono appunto assegnati secondo una graduatoria che può essere fatta o dal comune oppure dalle ATER. E in merito alla redazione delle graduatorie mi permetto di fare un riferimento al dibattito che c'è stato su Facebook da parte appunto di qualcuno che è intervenuto, non ricordo chi, dove veniva affermato nel dibattito di Facebook che il reddito rappresenta una parte consistente nell'attribuzione del punteggio per le graduatorie degli alloggi popolari. Io mi sento di non confermare diciamo, questa affermazione, perché di fatto quando un soggetto presenta la domanda di alloggio popolare su un'ipotesi di 20-25 punti previsti dalla norma, il reddito rappresenta 4 punti. Da tenere presente poi che ogni comune ha la possibilità di individuare con una delibera di consiglio comunale 8 punti discrezionali per particolari condizioni presenti nel territorio. Allora, questo per capire l'oggetto casa, edilizia quindi agevolata, sovvenzionata, convenzionata. E vediamo che qui a Castelfranco operano, ci sono beni immobili da parte di AIP, da parte di ATER e poi l'assessore ci dirà, perché io non ho il dato, se esistono in aggiunta anche alloggi di proprietà comunale, perché il comune potrebbe avere degli alloggi che gestisce in proprio e questo ce lo dirà l'assessore. Allora, per quanto riguarda i numeri, credo, però non ho la certezza dei dati, che nell'ambito appunto degli alloggi ATER ci possano essere dai 120 ai 140 alloggi in affitto.
tutto. Quando invece gli alloggi che sono stati venduti, tenete a mente queste cifre perché poi portano una riflessione che ha anche un risvolto politico, credo che gli alloggi venduti siano più di 300. Ecco. E poi bisogna fare anche un'altra considerazione per avere il quadro completo del problema. Chi finanzia l'edilizia residenziale pubblica? Allora, l'edilizia residenziale pubblica è finanziata sostanzialmente dallo Stato e dalla Regione. Per quanto riguarda lo Stato, siamo tutti a conoscenza del Piano Nazionale Edilizia Abitativa, dove l'attuale governo prometteva 50.000 alloggi in tutta Italia. Per chi vuol verificare, mi viene in mente appunto un articolo apparso sul giornale, Il Giornale, nel maggio 2009, dove appunto viene detto che si concludeva l'iter procedurale per il concreto avvio del piano casa, che si prefigge l'obiettivo di realizzare 100.000 alloggi in 5 anni, ovviamente 100.000 alloggi in tutta Italia. Interventi quindi previsti dal governo, nell'intervista il ministro Matteoli diceva: il tutto da attivare con la collaborazione anche finanziaria di regioni ed enti locali. Allora, la regione appunto può finanziare l'edilizia residenziale pubblica con modalità diverse. Il comune lo stesso può finanziare con modalità che vedremo. Allora, capiamo tutti che alla luce di queste considerazioni le modalità di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica diventano una scelta politica. Come si finanzia l'edilizia residenziale pubblica è una scelta politica. E mi permetto di far rilevare questa mia considerazione calandola nella realtà locale, cioè se consideriamo che il comune può essere finanziatore dell'edilizia residenziale pubblica, questo è un importante aspetto che possiamo appunto, ci possiamo confrontare con l'assessore. In considerazione sia a Castelfranco che in altre realtà locali dei problemi manutentivi che sono stati più volte rilevati anche negli interventi appunto sui giornali eccetera, sarebbe importante capire qual è e quant'è l'impegno dell'amministrazione pubblica locale nel finanziare per esempio gli interventi di manutenzione, perché voi sapete che all'interno di un avanzo di amministrazione che non è vincolato, l'amministrazione nel rispetto del patto di stabilità può destinare una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato alla ristrutturazione, all'acquisto degli alloggi. Quindi questa diventa una scelta politica. Diventa scelta politica perché se l'avanzo non è vincolato io posso decidere se ristrutturare un tot numero di scuole, se costruire un parcheggio, se fare un piano viario diverso. Ecco, quindi anche il comune finanzia. E in questa panoramica non ci dobbiamo dimenticare dell'importante novità rappresentata dalla legge regionale 7 del 2011, che definisce il piano straordinario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Allora la legge prevede che le aziende territoriali individuino un numero di alloggi che deve essere un numero di alloggi riferito ad alloggi costruiti prima del 1990. Allora qui ci sono articoli di stampa che parlano per la realtà di Castelfranco di 130 alloggi, il che vuol dire quasi il 100% della disponibilità alloggiativa nel territorio. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente se questo piano straordinario di vendita dovesse passare per la città succederebbe qualcosa di veramente inspiegabile e di difficile comprensione. C'è da fare però una premessa: che in base a questa legge regionale il comune può
può esprimere un parere entro 60 giorni dall'invio del piano. Allora vorrei capire, visto che qui c'è l'assessore, qual è stato il parere espresso dall'amministrazione comunale di Castelfranco in merito a questo piano straordinario, perché ovviamente devono essere fatte delle valutazioni e vi spiego qual è la valutazione. Molto semplice, di carattere sociale. Allora, voi capite che se si vende il 90% di abitazioni di edilizia residenziale pubblica non può essere soddisfatto quel bisogno di cui stavamo parlando prima. Allora, cosa succede? Che il comune ha dei compiti ben definiti, che non vi sto a elencare, in materia di assistenza sociale, di sostentamento dei nuclei in particolare difficoltà. Cosa accadrebbe? Se non ci sono più alloggi popolari, il comune deve, diciamo, sovvenzionare con contributi economici ordinari o straordinari i soggetti in difficoltà, perché sappiamo tutti bene che ormai il fondo sostegno affitti non basta più, servono continue integrazioni da parte dei comuni. Per chi non lo sapesse, il fondo sostegno affitti, appunto, è un bando che viene redatto, diciamo, annualmente dalla regione, poi calato nella realtà territoriale, con fondi statali e regionali, e i comuni possono integrare con una piccola quota, con determinati requisiti. Ma oltre a questo, per le difficoltà economiche, ci sono anche i contributi economici straordinari che il servizio sociale, tramite le commissioni appunto sociali, può erogare. Tornando al discorso originario, dico, se non ci sono più alloggi popolari, il comune deve intervenire con contributi economici, quindi ci sarà una crescita esponenziale dei contributi economici, con conseguente sottrazione di risorse economiche ai servizi dedicati appunto alla persona, quindi vengono sottratti dei soldi ad altri servizi alla persona, perché per forza possono essere destinati a pagare o a dare contributi economici alle famiglie in bisogno. Allora, tornando al titolo, noi leggiamo appunto edilizia pubblica ed opportunità. Mi sento di dire, proprio in maniera molto sincera, che di fatto è difficile intravedere un'opportunità. È difficile intravedere un'opportunità sia per i giovani sia per altri soggetti meno abbienti. Allora, prima di tutto per i giovani, perché secondo me l'edilizia pubblica finora è stata strutturata, è stata fatta attuando delle scelte politiche che ritengo miopi. Perché? Perché non si è provveduto a diversificare l'edilizia. Quando parliamo di edilizia appunto agevolata, c'è stato praticamente da 10 anni a questa parte un crollo degli interventi riservati a quelle categorie appunto che citava anche il ragionier Boldrin, di coloro i quali non accedono all'edilizia popolare però possono avere un reddito diverso e quindi accedere a un canone che è inferiore al prezzo di mercato, però può permettere appunto di sopportare il canone. Tenete presente che, per esempio, io ricordo dalla mia esperienza che su realtà come la città di Treviso, a fronte di bandi di 25 appunto alloggi per edilizia ex equo canone, quindi canone leggermente inferiore, si presentavano circa, risultavano domande utili circa 5 volte superiori a quelle per gli alloggi messi a bando. Quindi in quel momento lì non c'era ancora la crisi economica, però già la richiesta di ricercare alloggi a prezzi più bassi c'era. E adesso diciamo che secondo me la richiesta si orienterà sempre più all'edilizia residenziale pubblica, intesa come edilizia sociale. Quindi ritengo e ribadisco che in questo momento ci sia la necessità di fare una profonda riflessione politica a tutti i livelli, a livello statale, a livello regionale, a livello comunale, per tentare di ricreare un'edilizia
edilizia residenziale pubblica che sia il più possibile diversificata. È impensabile, a mio avviso, dismettere completamente un patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ma nello stesso tempo dobbiamo essere capaci di individuare un'alternativa e anche una condivisione di edilizia che sia di tipo diverso, come vi ho detto prima. E qui diventa appunto importante anche il ruolo del comune, perché il comune può decidere come destinare quell'avanzo di amministrazione non vincolato. E poi tutte le riflessioni sono aperte, però sinceramente io la vedo abbastanza nera, cioè nel senso che non è nel mio stile, non è nel mio modo di fare, dare, come si può dire, delle aspettative nell'ambito di un dibattito di questo tipo. Opportunità al momento ce ne sono molto poche o nessuna, quindi il tutto è da costruire con una volontà che, ripeto, deve essere politica e deve essere il più possibile trasversale.